Bentornati a Creando con Mari. Quello che andremo a fare oggi è un top estivo comodo e delizioso. Si sviluppa con due punti differenti, uno per la parte in alto e uno per la parte in basso, e questo è il risultato del primo pannello. Viene lavorato a pannelli, poi cuciremo insieme i due pannelli che saranno identici e le bretelle. Iniziamo il lavoro partendo dalla bretella e vi spiegherò man mano durante il tutorial tutte le varie modifiche che dovete fare per le taglie. Io ho utilizzato un 100% acrilico che avevo da parte da un po' di tempo, che non sapevo bene come utilizzare, e è un 100% acrilico, ma nulla mi vieta di utilizzare un cotone 100%, un lino o un bambù lino, oppure un misto viscosa, misto poliestere o un acrilico misto cotone. Potete utilizzare e sbizzarrirvi con quello che volete. Ovviamente scegliete un filato che sia estivo. Utilizzerò l'uncinetto numero 3. Iniziamo subito. Carichiamo 4 catenelle. Fate il primo cappietto iniziale come vi è più congeniale. Mi è sfuggito. Fate il cappietto e 1, 2, 3, 4 catenelle. Fate una catenella aggiuntiva, quindi alla fine ne avrete, scusate, ne avrete 5. E entrando nel penultimo punto, quindi nel secondo punto dall'uncinetto, iniziate a fare punti bassi. Alla fine del primo giro avrete 4 punti bassi, quindi 2, 3, 4. Poi catenella per alzare e girare il lavoro e continuiamo con 4 punti bassi. Di punti bassi fino alla fine del giro continueremo ad avere 4 punti bassi. Questo lo fate per tutta la lunghezza della bretella. Quindi andate avanti così facendo la catenella per girare il lavoro e continuando con 4 punti bassi fino ad arrivare alla misura ideale della vostra bretella. Io ripeto, farò 9 centimetri. Arrivata ai 9 centimetri della mia bretella, iniziamo con il triangolo sinistro. Quindi diciamo che questo è il primo giro del triangolo. Quindi iniziamo con una catenella ed è nel primo punto facciamo due punti bassi, uno e due, nello stesso punto. Poi proseguiamo con punti bassi fino all'ultimo punto, dove anche qui andiamo a fare due punti bassi. Alla fine di questo giro abbiamo 6 punti bassi. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro e nel secondo giro del triangolo andiamo a fare un punto basso per ogni punto basso. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi alla fine del secondo giro del triangolo abbiamo 6 punti bassi. Nel terzo giro andiamo a fare una catenella e due punti bassi nel primo punto, 1 e 2.
Facciamo un punto basso per ogni punto sottostante fino alla fine. Alla fine del terzo giro abbiamo 7 punti bassi. Ok? Nel quarto giro, catenella per girare il lavoro e facciamo un punto basso per ogni punto basso. Alla fine del quarto giro avremo 7 punti bassi. E questo è uguale per tutte le taglie. La modifica nelle taglie la farete poi nel seguito. Adesso il quinto giro è il primo giro di ripetizione del punto. Noi faremo una ripetizione dal quinto all'ottavo giro, quindi io ora vi segnerò anche nella descrizione il punto esatto in cui inizia la ripetizione, così potete tornare indietro e guardarvela se non ve la ricordate. Perché andremo avanti così fino a raggiungere la misura del triangolo di cui abbiamo bisogno. Quindi seguite bene. Faccio una catenella, giro il lavoro e nel primo punto del quinto giro faccio 2 punti bassi. 1 e 2. E punto basso in ogni punto sottostante. Alla fine di questo quinto giro avremo 8 punti bassi. Per il sesto giro, sempre catenella, giro il lavoro, 2 punti bassi nel primo punto, 1 e 2. E punto basso fino alla fine del lavoro. Alla fine del sesto giro avremo 9 punti bassi. Per il settimo giro, catenella, giro il lavoro, faccio 2 punti bassi nel primo punto, 1 e 2. E punto basso fino alla fine. Alla fine del giro settimo avremo 10 punti bassi. L'ottavo giro è l'ultimo di ripetizione del punto per arrivare poi alla fine del triangolo. Quindi giro il lavoro sempre con una catenella, 2 punti bassi nel primo punto, 1 e 2. Punto basso fino alla fine del giro. E nell'ultimo punto faccio 2 punti bassi. Alla fine dell'ottavo giro, se avete lavorato correttamente, avrete 12 punti bassi. Quello che dovete fare adesso quindi è ripetere dal quinto all'ottavo giro fino a raggiungere la misura del triangolo desiderata. Ripetete praticamente il quinto che con la catenella girate il lavoro, fate i 2 punti iniziali 1 e 2 nel primo punto e andate avanti a punti bassi fino alla fine. Sesto giro uguale, iniziate il lavoro con 2 punti bassi nello stesso punto e continuate a punto basso fino alla fine. Settimo giro, stessa cosa, fate 2 punti bassi nel primo punto e arrivate fino alla fine e nell'ottavo giro fate 2 punti bassi nel primo punto e 2 punti bassi nell'ultimo. Questo è l'unica differenza rispetto agli altri giri dell'ottavo. In questo modo continuate a lavorare fino a raggiungere la misura del triangolo più congeniale a voi e questo lo vedrete dal sottomanica soprattutto.
ho fatto il sesto, riparto con ora devo fare l'ottavo che è 2 punti bassi nel primo punto, poi tutti i punti bassi, poi quindici, io li ho anche contati per sicurezza, e nell'ultimo punto arriviamo a 16 e 17 e andate avanti così fino a raggiungere appunto la grandezza del triangolo di cui avete bisogno. Poi vi farò vedere come fare invece il triangolo destro, che va lavorato più o meno nello stesso modo ma con una piccola modifica. Fatta la bretella anche del triangolo destro, lavoriamo il primo giro del nostro triangolo facendo 2 punti bassi nel primo punto, poi punto basso, 2 punti bassi nell'ultimo punto, 1 e 2. Catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo 6 punti bassi per il secondo giro, quindi punto su punto, e 6, scusate, e per il terzo giro lavoriamo 2 punti bassi nel primo punto e punti bassi in ogni punto. Anche in questo caso avremo 7 punti bassi, quindi esattamente come l'altro lato. Non cambia nulla fino al quinto giro. Ora per il quarto giro, catenella, lavoriamo i 7 punti bassi così come sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ora per il quinto giro iniziamo le ripetizioni. Catenella, giro il lavoro e faccio punto basso in ogni punto, 1, 2, 3, 4. E nell'ultimo punto faccio 2 punti bassi, 1 e 2. Catenella, per il sesto giro lavoro punto su punto, tutti i punti bassi. 1, 2 e 2 punti bassi nell'ultimo punto. Abbiamo 9 punti bassi.
settimo giro, alzo il lavoro, lo giro, punti bassi fino all'ultimo punto, così come sono. Due punti bassi nell'ultimo punto. Alla fine del settimo giro abbiamo 10 punti bassi. Per l'ottavo giro, che è anche l'ultimo di ripetizione, catenella, giro il lavoro e faccio 2 punti bassi nel primo punto, punti bassi fino alla fine, tali come si presentano. E 2 punti bassi nell'ultimo punto. Alla fine dell'ottavo giro, anche in questo triangolo destro abbiamo 12 punti bassi. Come potete vedere, il lavoro è speculare. Se mentre nel triangolo sinistro iniziate il quinto, sesto, settimo giro con i 2 punti bassi e poi andate avanti fino alla fine, nel triangolo destro iniziate con tutti i punti bassi e nell'ultimo punto fate i 2 punti bassi solo nel quinto, sesto, settimo giro, mentre nell'ottavo, in entrambi i casi, sia il primo punto che l'ultimo punto sono 2 aumenti. Quindi nel primo punto lavorate 2 punti bassi, nell'ultimo punto 2 punti bassi. Anche in questo caso ogni 4 giri aumenta di 5 punti, quindi quinto, sesto, settimo, ottavo aumenta di 5 punti. Se adesso ne avete 12, poi ne avrete 17, poi 22, poi 27 e via andando fino ad arrivare al numero di punti giusto per raggiungere la vostra lunghezza. Io ho terminato il mio lavoro a 52 punti da una parte e 52 punti dall'altra, quindi i due triangoli hanno 52 punti ciascuno. Voi regolatevi in base alla vostra misura. Andate avanti a finire entrambi i triangoli e ci vediamo poi per unirli. Finiti i due triangoli, vedete? Il sistema di lavorazione rende la scollatura, il sottomanico un pochino differente, quindi dal di lì vi rendete conto di come anche unirli. La scollatura è questa, il sottomanico rimane più lineare rispetto alla scollatura. Voi adesso, per unire i triangoli, dopo averli messi nella posizione corretta, dovete smettere di fare aumenti. Allora fate la catenella, girate il lavoro e proseguite a punto basso fino alla fine. Lavorato tutto il triangolo a punti bassi senza fare aumenti, prendo l'altro triangolo, lo metto sul rovescio del lavoro, entro nel primo punto e faccio un semplice punto basso e proseguo a lavorare punto su punto anche tutto l'altro triangolo. Abbiamo unito i triangoli. Ora il lavoro procede in maniera piuttosto spedita, facendo giri di andata e ritorno a punto basso. Io ne farò 12 al dodicesimo giro, alla fine del dodicesimo giro, quindi al tredicesimo giro effettivamente, andrò ad iniziare il motivo fantasia che avete visto nell'altra parte del top. E vi farò vedere esattamente come fare. Ora voi semplicemente senza fare aumenti fate la catenella, girate il lavoro e proseguite punto su punto a punto basso fino a raggiungere i 12 giri e ci vediamo a quel punto che inizieremo il motivo. Ho terminato i giri del punto liscio, quindi del punto basso, ne ho fatti esattamente 12. E adesso
quello che devo fare è lavorare esattamente come l'altro pannello con il motivo. Io ho scelto un motivo molto bello, mi è piaciuto molto lo schema quando l'ho visto. L'unica difficoltà era il multiplo, questo è un multiplo di 18 più 1, come ben capite, andare a caricare i punti in base alla misura con il 18 preciso più 1 sarebbe un po' complicato, quindi per poterlo adattare a tutte le taglie è molto semplice, potete adattare il punto in maniera molto semplice. Questo punto comincia con due punti altissimi, primo giro inizia con due punti altissimi, semplicemente aggiungendo punti altissimi in base ai punti che vi mancano voi avete realizzato una rifinitura per poter poi avere il punto nel centro del lavoro, ma ve lo spiego meglio. Prendete una calcolatrice e fate un semplice conto, io spero si veda. Io ho 104 punti, avendo un multiplo di 18 più 1, io cosa vado a fare? 104, il più 1 per ora non lo considero, vado a fare 104 diviso 18, che mi dà 5,7. Di questo 5,7 io la parte decimale non la considero, prendo solo il 5, quindi a 0, e faccio 5 per il multiplo che è 18 e ho 90. Allora io per avere 5 motivi nel mio pannello devo utilizzare 90 punti più 1, quindi 91 punti. Dei 104 che ho, me ne rimangono 13, che io devo dividere nei due lati, ovviamente, perché voglio che i miei 5 motivi vengano centrali, non posso farli partendo dall'inizio e poi lasciando quello che rimane in fondo. Voglio che sia simmetrica la blusa. Quindi voglio dividere questi motivi al centro. Per fare questo devo dividere questo 13 per 2 e mi viene 6,5. Vuol dire che io avrò 6 da una parte e 7 dall'altra. Quello che farò quindi è montare più punti rispetto al motivo di 6 punti da una parte, a destra per esempio, e 7 punti a sinistra. Questo è quello che farete. Ora ve lo faccio vedere con carta e penna. Poniamo il caso quindi che tutte abbiamo 104 punti. Quello che facciamo è 104 diviso 18, che è il nostro multiplo, abbiamo detto 18 più 1, e il risultato è 5,78. Questo lo butto via e prendo soltanto il 5. Cosa faccio? 5 per 18. 5 per 18 ho detto che mi dà 90. 90, però il multiplo di 18 più 1, quindi più 1. Questi sono i punti di cui ho bisogno per fare 5 motivi. A questo punto voglio fare i motivi al centro. Per fare i motivi al centro devo fare un altro passaggio. 104 meno 91 mi dà 13, che sono i punti che mi rimangono dai 5 motivi, diviso 2, che mi dà 6,5. Quindi prenderò il 6 e il 7, ovviamente. 6 più 7 è uguale a 13. Quindi da una parte, ne so, dalla parte sinistra metterò 6 punti in più rispetto al motivo e dall'altra parte metterò 7 punti in più rispetto al motivo. D'accordo? Questo è. Ovviamente voi sostituite questo con i punti che avete. Punti totali. E ora iniziamo. A questo punto di base comincia con due punti alti doppi, ma noi abbiamo detto che da un lato ne dobbiamo caricare 6 in più e da un lato 7, d'accordo? Quindi oltre ai due punti alti doppi del motivo
io ne devo caricare 6 punti in più, quindi io faccio 8 punti alti doppi. Il primo sarà 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, e poi prendendo il filo due volte sull'uncinetto vado a fare altri 7 punti alti doppi. Quindi questo è il secondo. E ottavo. Quindi ricordatevi che se dovete caricare 9 punti in più perché avete un numero di punti che vi ha dato come calcolo nel calcolo precedente 9 punti da una parte, 8 dall'altra, 9 e 9, dovete caricare 9 più i 2 del punto. Io ne ho caricati 8. Fatti questi 8 punti alti doppi, facciamo una catenella. Saltiamo un punto di base e nel punto successivo punto alto. Una catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto e nel punto successivo mezzo punto alto. Ok. Catenella, salto un punto, nel punto successivo punto basso e proseguo nel punto successivo a fare altri 4 punti bassi. In totale ne ho 5, 5 punti bassi, 4 e 5. Catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto, nel punto successivo mezzo punto alto. Catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto, nel punto successivo un punto alto, catenella, salto un punto, doppio filo sull'uncinetto e nel punto successivo punto alto doppio, catenella, doppio filo sull'uncinetto, salto un punto, nel punto successivo un altro punto alto doppio. Quindi sono due punti alti doppi separati da una catenella e con un punto di separazione. Catenella, salto un punto, nel punto successivo punto alto. Catenella, salto un punto, nel punto successivo mezzo punto alto. Salto un punto e catenella, scusate, salto un punto e 5 punti bassi consecutivi. 1, 2. E 5. Ora catenella, salto un punto, mezzo punto alto, ora è tutto uguale. Catenella, salto un punto, punto alto, catenella, doppio punto alto, catenella, un altro doppio punto alto saltando un punto. Catenella, salto un punto, punto alto, catenella, salto un punto, mezzo punto alto, catenella e ora 5 punti alti saltando, bassi, scusate, saltando un punto consecutivi ed è tutto uguale. Finiti i 5 punti bassi, proseguite con la catenella, il mezzo punto alto, catenella, il punto alto, catenella e due doppi punti alti, tutti separati da un punto e da una catenella. 5 catenella e via dicendo. Continuate così fino alla fine del giro. Arriviamo, quando arriviamo al punto in cui dobbiamo caricare i nostri punti in più, ci vediamo. Fatto l'ultimo motivo, facciamo la catenella. Già fatta. Quindi facciamo l'ultimo mezzo punto alto, la catenella, i 5 punti bassi, 1, 2,
due, tre, quattro, cinque. E ora dobbiamo lavorare esattamente come l'altro lato, quindi un mezzo motivo, come abbiamo fatto qui, vedete? Quello che andiamo a fare, catenella, un mezzo punto alto, catenella, punto alto, catenella e i punti alti doppi. In questo caso ne facciamo 9. Perché dall'altra parte io ne ho messi 8, quindi qui saranno 9. Voi mettete quelli che vi sono venuti, poi non ci vorrà molto da questo lato a decidere quanti punti alti doppi dovete mettere, dovete caricare, perché finirete semplicemente il giro. Prossimo giro comincia con 4 catenelle e i 9 punti alti doppi, in base ovviamente a quelli che avete voi. Se avete lavorato come me ne avrete 9, se invece avete fatto un altro calcolo lavorate tutti i punti alti doppi che avete. Questo giro è molto semplice perché altro non farete che ripercorrere tutto il giro precedente punto su punto, quindi catenella, punto alto, catenella, mezzo punto alto. Scusate il rumore, ma non posso lavorare assolutamente con le finestre chiuse perché qui è veramente caldissimo, quindi c'è questo rumorio di fondo, ma penso che ai fini del lavoro non importi. I 5 punti bassi, semplicemente punto su punto. Tutto quello che avete in basso nel giro precedente dovete farlo nel giro successivo. Dopo i 5 punti bassi abbiamo la catenella, un mezzo punto basso, catenella, punto alto, catenella, i due punti alti doppi, punto separati ovviamente da una catenella, ed è tutto così. Ripercorrete tutto il lavoro punto su punto, comprese anche le catenelle di separazione. Andate avanti così tutto il giro, ripercorrendo tutto, anche i punti alti doppi finali, quelli caricati in più. E ci vediamo per il terzo giro del motivo. Per il terzo giro cominciamo con 3 catenelle e andremo a fare due giri di tutti i punti bassi, punto su punto, punti bassi, punti alti. Semplici punti alti su tutti i punti, comprese le catenelle. Allora andremo a fare nei punti alti doppi, punti bassi. Vabbè, perdonate, il caldo dà veramente alla testa. Punti alti, questo giro è di punti alti. C'è dell'incoerenza in quello che faccio e quello che dico. Punti alti. Abbiamo fatto i punti alti sui punti alti doppi, ora abbiamo la catenella, facciamo un punto alto, quindi praticamente noi andiamo a ricreare la nostra base di 104 punti. Ora abbiamo il punto alto, facciamo il punto alto, abbiamo la catenella, facciamo il punto alto, il mezzo punto alto. La catenella tra il mezzo punto alto e i punti bassi, fate attenzione perché spesso si perde, cioè non si riesce a vedere bene, e su tutti i punti bassi fate punti alti. Fate questo fino alla fine del lavoro, tanto da riavere i punti di partenza iniziali.
siete partiti come me da 104, facciamo l'esempio che sia partita da 100, che voi siate partiti da 104, dovete avere 104 punti alti. Vedete, io adesso ho il mezzo punto alto separato dalla catenella, qui non si vede molto bene, però se voi contate i punti bassi potete intuirlo facilmente. Fate il punto alto anche in questa catenella, fate il punto alto nel mezzo punto alto e andate avanti così tutto il lavoro. Finito questo giro di punti alti, ripercorrete un altro giro di tutti i punti alti e ci vediamo nel giro ancora successivo, che sarà il sesto del nostro motivo, per poter vedere come ripartire e svasare i disegni. Come in questo caso, vedete? Vediamo come fare questo. Fatti due giri di punti alti, ora dobbiamo cominciare il nostro lavoro con i punti bassi, perché dobbiamo svasare i nostri disegni, il nostro motivo. Allora, a differenza di quando montiamo, carichiamo i punti alti doppi, dobbiamo fare un punto in più. Allora, qui che abbiamo 2, 4, 6, 8 punti alti doppi, faremo 9 punti bassi, da questa parte faremo 10. Però, come al solito, di là ci sono quei punti che ci rimangono e quindi sarà semplice. Facciamo una catenella, punto basso nel primo punto, punti bassi fino alla fine, cioè contiamoli perché poi sono tutti punti alti, quindi 2, 3, 4, 5. 6, 8 e abbiamo detto che ne dobbiamo fare 9. Uno in più. Fatti questi punti bassi, facciamo una catenella, saltiamo un punto e nel punto successivo punto mezzo punto alto. Catenella, saltiamo un punto nel punto successivo, punto alto, catenella, nel punto successivo i punti alti doppi. Saltiamo un punto, ovviamente, punto alto doppio. Catenella, saltiamo un punto alto doppio. E ora riprendiamo il motivo come lo conosciamo. Catenella, salto un punto alto, catenella, salto un punto, mezzo punto alto. Ora il disegno è identico a quello, scusate, ho fatto il punto alto, invece è un mezzo punto alto. Ok, mezzo punto alto. D'accordo? Ora la catenella e 5 punti bassi. Il disegno non cambia. 1, 4 e 5. Il disegno non cambia, ma se noi guardiamo dove avevamo i punti bassi, abbiamo fatto il disegno e dove avevamo il disegno, abbiamo fatto i punti bassi. Ora proseguiamo il disegno esattamente come lo conosciamo. Dopo i punti bassi dobbiamo fare la catenella, lasciare un punto e fare il mezzo punto alto. Catenella, punto alto e via dicendo. Proseguite fino a raggiungere questa parte dove farete l'ultimo disegno e poi tutti i punti bassi fino alla fine, che se avete lavorato bene saranno 10. Terminato il giro, ripartite con i punti bassi e come abbiamo fatto in questo caso, ripetete punto su punto tutto il motivo, poi ripartite facendo tutti i punti alti per due volte. Ripeto, fatto questo giro con il motivo, rifate il giro con lo stesso motivo, semplicemente facendo punto su punto. Poi ricreate tutta la fila di punti alti nel giro successivo, un'altra fila di punti alti e sono due, come in questo caso, e ci rivediamo per la partenza, ma
come potete intuire, la prossima partenza ripartirà come il primo giro che abbiamo visto del motivo, quindi è inutile che io mi dilungo nella spiegazione. Potete tornare indietro nel video e guardarlo, perché dovete ricominciare con i punti alti doppi. È una semplice ripetizione, quindi è molto semplice il motivo e io non mi dilungherò in questa spiegazione. Andate avanti, punto su punto, due giri di punti alti e poi ripartite da questo punto qui. Ci vediamo alla fine, quando avete raggiunto la lunghezza che voi desiderate. Io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri di motivi e ho terminato nei due giri di maglie alte, per poi cucire e rifinire il tutto. Terminati entrambi i pannelli, vedete? Li mettiamo uno sull'altro e ovviamente questo tipo di lavorazione non ha un diritto, non ha un rovescio perché è tutto uguale, sia da una parte che dall'altra. Facendo giri di andata e ritorno non avete grossi problemi. Metteteli sul rovescio e cucite. Potete usare l'uncinetto se volete, ma io in questo caso andrò a utilizzare un ago da lana, perché avendo tutto il motivo con le catenelle è molto più comodo per me, però è sempre una questione di abitudine anche personale. Io ho lasciato il filo dell'ultimo pannello che ho realizzato più lungo e andrò a cucire con questo. Vedete, l'ho lasciato bello lungo, andrò a cucire tutta questa parte, ve la faccio vedere insieme. E punto su punto è esattamente, sono due pannelli esattamente uguali, quindi non sarà complicato cucirli. Poi andremo a cucire l'altro lato in questo modo e poi ovviamente cucirete le bretelle, che avendo una lavorazione a punto basso si arricciano, sembra si arriccino, ma poi non vi preoccupate perché con la rifinitura finale andremo a dare la stabilità al tessuto. Si cuciono le bretelle insieme dal rovescio e la blusa e la canotta è terminata, quanto solo fare la rifinitura dello scollo e del giromanica, che andrà fatta tutta insieme, ma quello poi lo guarderemo insieme. Quindi, sistemato il filo sull'ago da lana, prendiamo i nostri due pannelli. Li mettiamo insieme, vi faccio vedere solo la prima parte come faccio io. Io qui ho la chiusura, rientro nello stesso punto e poi entro nel punto corrispondente, quindi che sarebbe la terza catenella, il punto alto, insomma, che ci troviamo lì e tiriamo. Controllate di non far scivolare il tessuto da una parte o dall'altra, più avanti o più indietro, quindi controllate sempre di essere giusti, di avere il punto corretto e andate avanti, d'accordo? Ci vediamo a quando abbiamo cucito entrambe le parti e le bretelle che si cuciono esattamente allo stesso modo. Ed ecco il top terminato. Ho cucito entrambi i pannelli, faccio vedere, questa è la parte a diritto e questa è la parte a rovescio. Dopo ovviamente andrà lavato e fermato. E qui c'è la bretella. Questa è la parte a diritto e questa è la parte a rovescio.
dove ovviamente andremo a fare una rifinitura. Adesso io andrò a fare una rifinitura in fondo, che è una rifinitura un po' più morbida. Essendo il top morbido, se io vado a fare una rifinitura a punto basso, probabilmente si stringe un po', non lo voglio questo effetto, quindi farò una rifinitura leggermente più morbida, ma voi siete libere comunque di utilizzare il punto basso o il punto gambero o quello che vi aggrada di più. Potete fare anche un punto gambero, io lo utilizzo abbastanza nei bordi delle maglie, perché è un punto che rimane bello rifinito ed è carino da vedere. Comunque vi faccio vedere come lo faccio io e poi voi deciderete liberamente. Prendiamo il filo, lo agganciamo, io lo vado ad agganciare prima di una delle cuciture dei due pannelli. Aggancio sempre nello stesso modo, poi ognuno lo farà come preferisce, doppia codina. Entro nello stesso punto dove ho agganciato il filo e faccio un punto basso. Poi faccio 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, lascio 4 punti di base, è molto semplice, compreso la cucitura, 1, 2, 3, 4. Nel quinto faccio un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5. Lascio 4 punti di base. 1, 2, 3, 4. Nel quinto faccio un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nel quinto punto basso. Questo per tutto il giro. 1, 2, 3, 4, 5. Quinto punto basso. Ovviamente contando i vostri punti potete anche decidere di fare 4 catenelle, lasciare 3 punti di base e puntare l'uncinetto nel quarto punto. E questo giocateci voi in base ai punti che avete. 5, 1, 2, 3, 4 e quinto. Questo lo fate per tutto il giro. Fatto l'ultimo motivo. Chiamiamolo così, se vi capita come a me che rimangono tre o due maglie alte, semplicemente fate meno catenelle. Io ho fatto 3 catenelle nell'ultimo invece di 5, anzi scusate, 4 ne ho fatte, perché poi andrò a chiudermi nel primo punto basso con un punto bassissimo. Non si noterà questa cosa, ovviamente. E rifate la stessa cosa per un'altra volta, per un altro giro, quindi una catenella, un punto basso per ripartire e 1, 2, 3, 4, 5 e ripetete punto basso su punto basso e fate solo un altro giro, poi potete tagliare il filo e iniziare il bordo della parte alta del top. 4, 5 e semplicemente vi andate ad agganciare nel punto basso che avete già del primo giro. E questo è tutto. Ancora una volta fatto l'ultimo gruppo di catenelle, mi aggancio, chiudo con un punto bassissimo, faccio un altro punto bassissimo esattamente nell'archetto, una catenella e taglio il filo che poi andrò a bloccare. Il bordo è fatto. Come vedete, è un bordino che rifinisce la nostra maglia e non stringe soprattutto il fondo, che era il risultato che volevo.
Ora possiamo cominciare il bordo della parte alta, che semplicemente io lo farò a punto basso. Iniziamo da un qualunque punto, solitamente io inizio dal sottoascella, perché se si dovesse vedere l'inizio del lavoro perlomeno non dà fastidio. E come al solito l'aggancio del filo io lo faccio nello stesso modo. Lascio la codina. Ok. Punto basso nello stesso punto, così lo fermiamo bene. E ora punti bassi in tutti i punti. Ovviamente, in base al vostro modo di lavorare, regolatevi voi se fare un punto basso in ogni punto o addirittura due punti bassi. Io al momento ne faccio uno solo, cercando di non stringere troppo, perché il punto basso comunque tende a stringere il lavoro, quindi lo lascio morbido e semplicemente ripasserò tutto il perimetro della parte alta, quindi il sottoascella e lo scollo a punto basso. Volendo lo scollo potete utilizzare la stessa tecnica di lavorazione che avete fatto in basso, ma questa è una scelta vostra. Io utilizzerò semplicemente il punto basso e poi chiuderò il lavoro. Quindi ci vediamo a blusa terminata, canotta terminata, che vediamo appunto il risultato finale. Vedete?